Allora, senatore Piatti, noi siamo sempre abituati a dire dei no e mai a proporre delle alternative, non siamo mai molto propositivi. Allora, quali sono invece le alternative energetiche? Chiamiamo. Sì, come abbiamo detto tutti e tre nel corso di questa chiacchierata, mi pare che non ci limitiamo a dire dei no, no? Abbiamo fatto riferimento alla green economy, abbiamo fatto riferimento al comparto energetico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Quindi, ecco, importante è che questa campagna, lo faremo anche venerdì a Caorso, no? In un incontro con il presidente Errani dell'Emilia-Romagna, con Filippo Penati, candidato alla presidenza della regione, amministratori, no, la nostra associazione. Lo faremo anche lì, cioè bisogna dire. Noi diciamo no a questo nucleare e diciamo dei sì sulle politiche, no, energetiche alternative che ci sono e soprattutto sul concetto più ampio di green economy. Quindi io credo che coloro che fanno passare, tentano di far passare la battaglia contro il nucleare come una battaglia difensiva, sbagliano di grosso, no? Perché sono loro antimoderni. Per le ragioni che prima ricordavamo, cioè ormai siamo a fine ciclo in questa tecnologia e soprattutto voglio ricordare che i paesi, mentre nel nostro paese non è possibile discutere in Parlamento della crisi economica, financo della crisi economica, nonostante gli operai sciocchetti e quanto sta accadendo, ebbene in altri paesi stanno semplicemente discutendo di come definire in modo nuovo il prodotto interno lordo, no? Cioè se il prodotto interno lordo debba essere il risultato di fattori meramente economici oppure ci deve essere l'ambiente, la salute della gente, i territori, il patrimonio culturale. Quindi noi collochiamo la nostra battaglia contro il nucleare, contro questo nucleare in questo spazio, e cioè le alternative sono possibili. Io credo che, ad esempio, dire costruiamo le centrali e ancora una volta non sapere che le scorie non sono state poste nel deposito unico, no? Perché si è tentato in passato, si ricorderà la vicenda di Scansano Ionico, no? Ancora una volta noi affrontiamo, andiamo a multare il semplice cittadino, no? Per i suoi rifiuti, perché non fa la raccolta differenziata, e abbiamo un problema enorme di rifiuti radioattivi e ancora non si è affrontato. Quindi come minimo devi prevedere la contestualità, anzi prima mi risolvi questo problema, poi semmai, ma qui non ci siamo minimamente. Io voglio ricordare infine che dentro questa battaglia ci sono tante sfumature, anche all'interno della maggioranza, perché in questi giorni abbiamo visto ad esempio l'ex è ancora ministro, no? Darà le dimissioni per candidarsi in Veneto, Zaia, che ha detto il Veneto ha già dato, prima facciamo il piano energetico, no? Nazionale, dopodiché siamo pronti a discutere, ma non prendo. Allora, noi la stessa cosa si diceva, la chiediamo ai candidati e al presidente Formigoni. La regione Lombardia è quella che ha più produzione energetica, no? A livello nazionale, qualche volta lo ha riconosciuto il presidente Formigoni, ma è la regione che su questo sta zitta. Noi non abbiamo sentito una dichiarazione del Presidente Formigoni, è stato indicato come vicepresidente un deputato leghista lodigiano, il quale ha detto no, possiamo discutere, e quindi ha dato un atteggiamento di possibilista, e io credo che sia sbagliato. Ecco, Zaia, è la dimostrazione che una regione avanzata come il Veneto, no,
Quindi credo che la nostra battaglia, ecco, che dice un no secco a questo nucleare, ma si dispone a far avanzare le altre politiche in senso positivo, ecco, abbia delle chance e possibilità di successo. Bene, allora l'alternativa c'è, non resta che scuotere un po' le coscienze dei cittadini, informare, sperare che queste decisioni non passino sopra la testa di enti, istituzioni, di chi ha la possibilità di amministrare i territori, e firmate la petizione.